che ci danno il cuore, che ci danno l'anima, che ci danno il loro tempo, che è soprattutto questo il valore aggiunto, perché non c'è fondo che resista o che possa sostituire la presenza quotidiana di persone che rispondono alle molteplici esigenze, dalla banca del tempo al sostegno a quelle persone che hanno più bisogno. Quindi quello che chiedo è di provare a calarsi nella realtà del terzo settore e di capire che questo terzo settore non sarà vincolato dalla nascita, dalla continuità di questa fondazione, ma sarà trainante rispetto a tutto ciò che i servizi pubblici sociali già forniscono, ma saranno come sempre a fianco. Potremmo chiudere in questo Paese probabilmente i servizi pubblici per 2 giorni, ma non potremmo né tacitare né chiudere i servizi del terzo settore, che resistono anche nonostante i vostri interventi. Grazie. La ringrazio. Allora, deputato Patriarca, prego. Sì, Presidente. Il sottosegretario Bobba mi sembra che abbia chiarito con estrema puntualità perché facciamo questa fondazione. Lo aveva già dichiarato nella Commissione Affari Sociali. Il collega Paolo Beni lo aveva dichiarato e messo gli atti nella Commissione Affari Sociali, quindi questo gioco in cui sono professionisti i colleghi del 5 Stelle di immaginare che i parlamentari del Partito Democratico parlino sotto comando è un gioco che funziona per un po', per un secondo. Dopodiché, ancora una volta, raccomanderei ai colleghi 5 Stelle di leggere i testi. Noi abbiamo assistito a un dibattito da questa mattina lunare che non fa riferimento ai testi, la lingua è chiara. I testi vanno letti. E allora, quando si parla della fondazione che andremo a istituire, va letto il testo che stiamo approvando, altrimenti davvero possiamo parlare di pinguini, di marmotte, delle foreste del Brasile, possiamo parlare dei nostri cagnolini, possiamo parlare di tutto con grandissima creatività, ma che non c'entra nulla col testo che qui stiamo approvando. Per cortesia, proviamo a stare sulla grammatica e sul lessico dell'italiano. La ringrazio. Colleghi, per favore, deputato Capone. Dov'è? Eccolo. Prego, deputato. Sì, grazie Presidente. Io penso che l'argomento chiaramente si inserisce dentro un lavoro che si è fatto in 2 anni. In 2 anni che ha visto coinvolto questa Camera, il Senato e d'altra parte di fronte alle azioni innovative che si pongono all'attenzione di un Parlamento e del Paese, è chiaro che la forza politica, il Movimento 5 Stelle, rimane un po' sbalordito, si sentono in imbarazzo di fronte alle azioni e agli strumenti innovativi. D'altra parte, diciamo, un terzo settore dove milioni e milioni di persone ogni giorno e quotidianamente, ora dopo ora, si impegnano a favore della crescita delle persone, ponendo al centro le persone nei loro progetti, hanno un rapporto e stringono alleanze con le istituzioni locali. È giusto che un Parlamento, un governo possa porre anche al centro azioni innovative importanti come la fondazione. Questa è anche una grande scommessa tra le tante che noi abbiamo a disposizione e penso che il Paese ancora una volta con questa norma ha la possibilità di lanciare questa sfida. Grazie. Deputato De Lorenzis, prego.